Arbalestriere ai tuoi ordini. L'armatura non li salverà. Oh, Lady Margherita ce ne ha parlato. Mi basta un solo dardo. Indicami un bersaglio. Arbalestriere ai tuoi ordini. L'armatura non li salverà. Nay, the one becamest. Yeah.
Destra, sinistra, destra, sinistra. Prezzo speciale, tesoro. Non si può avere tutto dalla vita. Non temere! Raggiungeremo l'obiettivo! Falceremo teste nere. Il morale è alto, ma questi stivali mi uccidono. Mi faccio scherzi delle spalle. Nessuno ci calpesterà più! Si semina, si raccoglie e si muore! Chi è più debole? Io non fallirò! Per te, Mavel! Yorbet ci vendicherà, Duan! Vai tu, Yorbet! Brucerà un po'. Occhio alla testa! La disciplina ci assicurerà la vittoria!
Sì? Va tutto bene. Hai mai preso una pietra sui denti? Fatti forza, tesoro. I soldi sono pur sempre soldi. Chiudi il becco. Preparati a combattere, se hai onore.
al limitare del bosco dei licheni si ergeva un piccolo villaggio, Krumhorn. L'insediamento era circondato da un'alta palizzata e i cittadini giravano tutti armati come potevano. Flagelli, asce e assi chiodate. Chiaramente vivere nei pressi degli Scoia'tael non era facile. Mentre i suoi uomini si riposavano, Mev si avvicinò ad un paio di abitanti. Questi chinarono la testa in segno di rispetto, giocherellando nervosamente con l'orlo delle loro camicie. Mia signora, dovete sapere che di notte gli elfi incontrano i mercanti nel bosco. Comprano spade, erbe. Udendo la conversazione, Raila assunse un'espressione disgustata. Avkaren, peggio degli avvoltoi. Aiutano degli assassini per soldi. Vi prego, mia signora, dobbiamo trovarli e punirli. Parlate, dove avvengono questi incontri? I contadini si lanciarono un'occhiata, grattandosi la testa e ondeggiandosi sulla punta dei piedi. Alla fine uno dei due disse... Potrei dirvelo, mia signora. Oh, sì, ma a un certo prezzo. Non mi piace l'estorsione, rispose Mev, sfoderando la spada. La lama scintillò sotto i raggi del sole, riflettendo la luce sui volti terrorizzati dei contadini. Sono disposta a dimenticare questo affronto, a patto che mi diciate ciò che sapete. Subito! Gli Avkaren portano le loro merci al vecchio capanno di pesca, a nord di qui. Gli scoiattoli escono dal bosco al primo canto del gallo. La regina ordinò ai suoi uomini di prepararsi a combattere gli Scoia'tael e i loro complici. Raila la Nera si sedette su un tronco caduto ad affilare la spada. Il rumore della pietra sulla lama suonava come un tetro presagio. Te l'avevo detto che la regina non si fa corrompere. È impossibile.